Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel primo video di Ark Survival Evolved. Questa serie punta a completare il gioco, principalmente a catturare tutti i dinosauri presenti, sconfiggere i boss finali e mostrare i funzionamenti del gioco e magari trovare qualche trucchetto, diciamo, che ci faciliti il gameplay. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio subito al trailer del gioco e successivamente al video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video di Ark Survival Evolved. Partiamo subito senza perdere tempo. Creiamo subito il nostro personaggio. Facciamo un maschio. E possiamo scegliere diverse impostazioni, pelle, tutta la testa, capelli, occhi, qualsiasi cosa vogliamo, ma sinceramente giocheremo in prima persona, quindi non lo vedremo mai il nostro personaggio. Facciamo casuale, questo un po' bruttino ma va benissimo. Ci risvegliamo in un'isola sconosciuta con questo aggeggio nel polso che si rivelerà essere il nostro inventario. La grafica di questo gioco è stupenda, l'unico problema è che è veramente, veramente pesante. Adesso cerchiamo di capire dove siamo stati spawnati dal gioco per orientarci un attimo. Allora, questo gioco è abbastanza non difficile, però non esiste un vero e proprio tutorial. In questa serie cercheremo di fare questo, di spiegare il gioco nei suoi minimi dettagli, scoprire qualche piccolo trucchetto.
allevare e addomesticare tutti i dinosauri che si possono allevare e addomesticare, perché tipo le carpe che troviamo sott'acqua non si possono addomesticare e in teoria non sono neanche dinosauri, però ad esempio il pterodattilo e qualsiasi altro dinosauro addomesticabile lo prenderemo sicuramente, e collezionare le note dell'esploratore che ora vi mostro subito, sono tutte queste, sono parecchie. E si trovano sparse in giro della mappa. Questo è il nostro inventario. Con la lettera O possiamo buttare questi tre oggetti, che sono semplicemente decorativi, ci verranno dati ogni volta che rispawniamo. Qui abbiamo la creazione, ovvero tutto quello che possiamo creare a mano, perché più avanti sbloccheremo altri oggetti craftabili solo su dei banchi da lavoro specifici. Ci sarà anche l'elettricità, i fucili, narcotizzanti, robe varie, che però vengono a livelli superiori, adesso vi faccio vedere. Questo è tutto il nostro inventario. Abbiamo la possibilità di portare delle armature, anche se siamo abbastanza brutti, quindi saranno armature un po' personalizzate. Vabbè, abbiamo semplicemente la salute, il vigore, che sarebbe la stamina, l'ossigeno quando andiamo sott'acqua, il cibo e l'acqua che scendono, come vedete, a una velocità impressionante, il peso, ovvero il peso di tutti gli oggetti che possiamo portare, contando anche le armature, il danno da mischia che influenza non solo il danno che facciamo agli animali e ai dinosauri, ma anche quello che facciamo alle risorse, rocce, alberi, carcasse e qualsiasi altro tipo di risorsa che deve essere colpita, a mano libera o con attrezzi. La velocità di movimento lo dice lei stessa, l'abilità di creazione è la velocità della creazione che è capace il nostro personaggio, la tempra è la resistenza alle intemperie, freddo, caldo e avvelenamento. Il torpore invece è quando ci si addormenta, più sale il torpore più ci addormentiamo e rimaniamo addormentati, ma lo vedremo meglio con i dinosauri quando proveremo a allevarli. Ci sono due metodi per allevare il dinosauro: attivo o passivo. Passivo, semplicemente bisogna stargli vicino e dargli da mangiare quando ha fame. Attivo, bisogna addormentarlo, narcotizzarlo, come si vuol dire, e poi nutrirlo e tenerlo addormentato mentre dorme. Qui sono gli engrammi, ogni livello che facciamo ci darà punti engramma per sbloccare cose. Adesso siamo appena saliti di livello sentendo la musica e portiamo su subito il peso. Appunto, possiamo sbloccare il fuoco da campo, visto che stiamo morendo di fame, e un'accetta per raccogliere la legna. Ogni livello sblocchiamo qualcosa, ad esempio già a livello 5 c'è la prima sella per la fiomia, che non penso cattureremo subito. Dobbiamo arrivare almeno a livello 9 e 10. 9 così sblocchiamo le bolle e riusciamo subito a catturare un dilofosauro, e 10 arco e frecce almeno per riuscire a proteggerci. L'interessante arriverà intorno al livello 18, con il quale sblocchiamo la sella per il raptor, e dal 18 in su sono tutti livelli abbastanza, non li faccio neanche vedere perché molti non me li ricordo neanch'io, sono tutti livelli abbastanza interessanti. Andiamo subito a procurarci le prime risorse per craftarci subito un piccone. Raccogliamo le pietre da terra, la paglia, la legna degli alberi e craftiamo subito un piccone. Il piccone ci permetterà di prendere la selce per craftarci l'accetta, il che è abbastanza utile. La difficoltà del gioco l'ho impostata al massimo in modo che il livello degli dinosauri sia leggermente, anzi notevolmente più alto, perché altrimenti troveremo solo dinosauri di un livello massimo intorno a 50, mi pare. Così invece li incontriamo intorno al 150, e rende il tutto un po' più difficile e un po' più interessante. Creiamo subito la nostra accetta e subito anche una torcia, che la notte non si vede niente. Per raccogliere mentre la fibra e le bacche, basta andare vicino a questi cespugli e schiacciando E raccogliamo tutto. Raccogliendo
diciamo, il metodo più veloce per livellare. Con piccone e asce si prendono due cose diverse, cioè si prendono le medesime risorse ma in quantità diversa. Col piccone si raccoglie più selce, più carne e più paglia, mentre con l'accetta si raccoglie più legna, più pietra e più pelle dal carcasse, ovviamente. Vediamo, ci abbiamo fatto un'altra cosa, sbarchiamo subito. Aumentiamo ancora il peso, blocchiamo subito la lancia e l'otre, se no moriamo subito di sete. Questo potremmo iniziare subito a addomesticarlo, ma preferisco prima livellare un attimo e continuo a raccogliere qualche risorsa, oppure potremmo uccidere questo, vediamo che livello è. È livello 72, ok, siamo morti. Dobbiamo scappare perché non abbiamo neanche fabbricato. Ecco, ci stiamo seguendo anche un meteornite. Sì. Ce la diamo subito, altrimenti facciamo già una brutta fine. Ecco, non ci lascia più neanche stare, siamo stanchi. Ok, appena appena. Rieccoci ragazzi, un'ora dopo per me, pochi secondi per voi e come vedete ho raccolto tutta la pietra, gli alberi che c'erano in giro, ho messo tutto all'interno di queste casse. E sì, siamo riusciti a livellare un pochino, siamo arrivati al livello 9. Ho buttato su principalmente il peso e leggermente la stamina e la vita. E abbiamo sbloccato un po' di cose che ora vi farò vedere. Innanzitutto dobbiamo creare subito. Abbiamo 10 di carne marcia, quindi dobbiamo creare subito un mortaio e pestello in modo da creare dei narcotici. Andiamo nel menu creazione. Creiamo subito il nostro mortaio. Il tiornite è questa specie di gabbiano, chiamiamolo così, che ci attacca e ci ruba qualcosa. Ecco. Abbiamo preso subito. Il robottino non si muove perché siamo troppo pesanti. Perfetto. Ci mancava solo questo. Uccidiamo subito e ovviamente non possiamo recuperare niente, dannato te. Il problema di vivere vicino all'acqua è questo. Ok, raccogliamo ancora tutto, mangiamo e diciamo questo per stressarci e andiamo a creare subito una casa orrenda. Perché sarà una casa orrenda. Perché pensiamo così tanto? Perché c'è un 100 di legno. Partiamo subito con una casa molto semplice. Diciamo la base. Che sarà composta da strutture in paglia. Ma subito nel prossimo episodio andremo subito a sostituirle. Con una casa in legno. Che per questa zona, per la difficoltà che ha questa zona, è abbastanza. Anzi, il legno per questa zona è fin troppo. Ok, aperto la porta che intanto non c'è niente che ci può attaccare. E andiamo subito a posizionare il nostro pestello, anche se il gabbiano maledetto ci ha rubato già la carne marcia. Qui dentro noi possiamo produrre sia la polvere pirica, che non si sa come in questo gioco, bistecche, mi ha distrutto anche il falò. In questo gioco la polvere pirica viene utilizzata per tenere al fresco, per far funzionare diciamo una specie di frigorifero che sbloccheremo tra qualche livello. Un funzionamento ignoto. Adesso creiamo tutto. Intanto che lui crea, noi andiamo a prendere
queste cose che in realtà possiamo lasciare qui. Le ho trovate prima, mentre farmavo un po' di felce. Una è qua, che prendiamo subito, vicino a queste strutture qui. Di solito si trovano queste casse con scritto Explorer Note. In questo caso ci dice già fascicolo di ammonite, perché l'avevo già trovata in un altro salvataggio. Infatti se io faccio i e vado nelle note dell'esploratore, il fascicolo dell'ammonite è disponibile. Ci dà qualche informazione, ma sinceramente dell'ammonite a noi non interessa. Siamo saliti al livello 9 e alziamo un po' il danno da mischia. Anzi, stiamo livellando la manetta, alziamo ancora un altro il danno da mischia. Come vedete abbiamo sbloccato un po' di cose interessanti. Io livellerò ancora un po' nel frattempo e al prossimo episodio vi farò già trovare tutto pronto per costruire una casa in legno che oltre ad essere più bella è anche più resistente. Intanto non sblocchiamo niente. L'altra nota dell'esploratore è qui, ma come potete vedere in basso a destra mancano 530 secondi di boost di esperienza, quindi la prenderò io successivamente da solo. Questa non l'ho mai presa, infatti non ci dice il nome, non ci dice cos'è. Rieccoci ragazzi con l'ultima parte del video. Ho craftato 20 basi di legno, che non sono poche. Un'entrata e un po' di pareti. E proviamo subito a sistemare questa casa orrenda. Pensavo di mettersi di più, ma alla fine il tempo serve, mi carica le texture, non mi lascia tutto in bassa definizione. Allora, volevo fare un 4x4, quindi, no, giusto? 2, 4 per 4, più porticciolo per rendere il tutto un po' più carino, anche perché non volevo sprecare degli engrammi per creare i soffitti. Ok, mi carico anche le texture, perfetto. In diagonale, anche perché ci sono molte altre cose che mi servono e non ho abbastanza punti. La casa deve essere ancora finita, bisogna finire qui. Voglio fare un piccolo tettuccio, qui devo mettere la rampa per salire, che dobbiamo ancora sbloccare, finire di mettere la ringhiera e iniziare ad arredarla dentro. Quindi io preparerò tutto off camera. All'inizio del prossimo episodio faremo questo, finiremo la casa, soltanto gli interni, qualcosa di veloce perché voglio dedicarmi totalmente all'addomesticamento. La prossima puntata potremo addomesticarci l'istrosauro, un dodo, un altro dodo, perché quello l'ho preso di livello basso solo per non far marcire le bacche perché mi davano fastidio in inventario. E in più magari potremmo riuscire a farci anche un dilofosauro. Questo è l'istrosauro. Livello 12 è un po' bassino. Un dilofosauro e un parasauro. Non penso di riuscire il triceratopo direttamente nel prossimo episodio, però non si sa mai. Questa è un'altra nota dell'esploratore che ho appena intravisto da casa nostra, il che è interessante. Con questa
Ultima nota, che è la quarta per oggi, raccoglierò tutte le posizioni e tutte le note e probabilmente se le troverò tutte oppure a fine serie farò un video dedicato solo alle note e alle loro posizioni. Per il primo video di Arc è tutto, spero vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi, lasciarvi un mi piace o un commento, ci vediamo al prossimo episodio.